Marco Mengoni, Atlantico, un disco nato in viaggio, nato in giro, in cui ti sei portato tante esperienze e le hai tradotte in musica. Com'è nato questo disco? Domanda più semplice. Ma come è nato questo disco? È un po' difficile, secondo me comunque nasce da quando avevo un anno a 30 anni di vita, in verità. Solo che in questi 2 anni e mezzo ho voluto ricercare delle cose e ho voluto tirar fuori delle cose, dei messaggi che magari non mi sentivo in grado di esprimere prima, perché magari avevo avuto poca esperienza e quindi. A un certo punto mi sono accorto in questi viaggi lunghissimi che sono stati per la maggior parte hanno attraversato sempre questo oceano, questo secondo oceano più grande della Terra e quindi ho riflettuto tantissimo e sono andato proprio a cercare il contrasto non solo per quanto riguarda la parte musicale ma più che altro il contrasto con me stesso per analizzare meglio delle cose che avevo tralasciato e che magari non avevo vissuto perché per natura e per meccanica il mio cervello le ha messe da parte, quindi nascoste. Questo è un disco che musicalmente ha anime diverse, c'è il pop, l'elettronica che tu hai frequentato negli ultimi anni, ma c'è anche un po' di, chiamiamola world music, musica latina, che per te è un territorio relativamente nuovo. Come ti è venuta voglia di giocare con questi suoni, di trasformarli in canzoni? Ma devo dire che per quanto riguarda tutta la parte latina e della tradizione latina, è nuovo per un mio disco, ma non è nuovo per le mie orecchie, perché ovviamente io ho sempre ascoltato e ho sempre amato quel tipo di musica e pian piano ovviamente sono cresciuto e ho capito qual era poi la distinzione. Volevo più che altro andare a capire il contrasto che c'era tra un testo veramente che ti dà un pugno allo stomaco, però vestito con fiori e allegria. E volevo che nei miei pezzi ci fosse questa cosa qui. Perché? Perché sto crescendo e perché spero di vivere da domani e spero di capire tantissime cose e quindi vorrei affrontare anche questo, vorrei affrontare ovviamente anche le cose più negative che la vita ti offre, le esperienze più forti, pensando sempre comunque alla parte positiva di queste esperienze che poi ti porterà comunque a una crescita. Questo è anche il primo disco in cui ti sei fatto carico di una buona parte della produzione e della preproduzione, quindi della lavorazione diretta, oltre che della scrittura, dell'interpretazione e quant'altro. Che tipo di esperienza è stato Sì, avere tutto il progetto sotto mano? devo dire che della produzione, quando sono arrivato dall'ultimo viaggio, ho aperto questo valigione che era quello più grande perché si era portato dietro tantissimi pezzi. In verità questo progetto nasce con 22 pezzi portati in studio da Mauro Pagani. Con i miei musicisti ho iniziato ad arrangiarlo e un po' la produzione è venuta fuori da sola. È come se il disco si fosse autoprodotto in verità, non mi sento neanche io fautore di questa produzione. Poi ho sentito un po' quell'angoscia di prendermi la responsabilità della produzione di tutto il disco e quindi ho chiesto a un amico che è Christian Rigano di controllare, di supervisionare poi il disco. Per quanto riguarda altri pezzi, ho chiamato al rapporto dei produttori che stimo molto e dei musicisti che stimo molto. Per due pezzi ho scelto El Guincho, che è il produttore di Rosalia, che da pochissimo ha vinto credo più o meno 3 Grammy Latin e Rudimental. Senti, nel disco mi hai citato che tu ci sono diversi ospiti, Tom Walker, Issa Elton, ce n'è uno che forse non compare nella tracklist, ma c'è e si fa sentire, Adriano Celentano. Com'è nata questo cameo? Beh, ce n'è uno nascosto, anche perché poi soprattutto nel pezzo lui arriva dopo un silenzio, credo che sia perfetto, cioè vedendo ovviamente l'importanza dei silenzi nella sua carriera. Lui ha sentito il pezzo, a un certo punto io ho mandato due provini, ho detto vabbè facciamoli sentire, solamente per avere anche solo un giudizio. E lui ha sentito il pezzo e ha detto io voglio fare qualcosa su questo pezzo, posso? Ovvio. Quello che vuoi, e quindi è stato embargato fino alla fine, fino all'ultimo giorno di missaggio, e poi l'ho sentito anch'io. Nessuno sapeva niente di quello che avesse fatto, che avrebbe fatto. Però io l'ho visto come un'opportunità
un omaggio incredibile anche che ha fatto a me, al mio disco e più che altro al messaggio che voleva mandare il pezzo, cioè descrivere l'esperienza e la pesantezza di una vita così tribolata, che è quella dell'artista del quale parlo, che è Frida Kahlo. Bene, ci vediamo in questi giorni all'Atlantico Fest e poi sul palco. Grazie. Assolutamente sì, tutti invitati.